faccio video da 10 anni, sono al 50. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Finalmente ho ripreso a registrare. Ho fatto questa intro 10 volte, ora vada come vada, la mettiamo online, ok? Sono emozionata, non sto scherzando. E questo ritorno su YouTube mi sta facendo veramente penare. Tra l'altro sto sfruttando, oltre alla luce artificiale, anche quella esterna, diciamo, quella naturale, ma purtroppo ci sono le nuvole, quindi vedrete un po' di cambiamenti di luce durante il video, ma insomma noi non ci formalizziamo. Questo è uno dei miei video preferiti perché vi parlerò delle cose più interessanti che ho scoperto durante l'estate, ma non parlerò solo di beauty, anzi probabilmente parlerò molto più di altre cose che del beauty. Ma sapete benissimo che io quest'estate, per il terzo o addirittura quarto anno consecutivo, ho fatto la mia disintossicazione completa dal trucco. E questa è la prima cosa figa che vi devo dire. Vi ho parlato molto del mio liberarmi dal trucco durante il periodo estivo e la cosa vi interessava molto. Il mio obiettivo non è quello di smettere di truccarmi, non lo farei mai e non vorrei mai, non è quello il mio fine ultimo, ma ho notato che fare dei lunghi periodi senza trucco mi fa stare bene sia a livello estetico fisico, quindi la pelle è estremamente bella, le ciglia veramente rinascono, ma anche a livello psicologico personale, perché è un po' come se io mi allontanassi da questa ritualità giornaliera che vuoi o non vuoi a volte diventa una sorta di obbligo, tra virgolette, il trucco non è un obbligo, però che diventa una specie di piccola dipendenza, mentre io non vorrei mai che il trucco diventasse una dipendenza, ma solo ed esclusivamente un momento di gioia. Quindi anche ogni tanto liberarmene, ho notato che mi ha fatto stare veramente molto bene. Ovviamente in questo caso mi riferisco più che altro alle ragazze che come me si truccano veramente tutti i giorni. Ci sono tantissime ragazze che in realtà si truccano magari solo il fine settimana e quindi magari non avvertono questa cosa, però io d'inverno sono abituata a truccarmi veramente tutti i giorni. Effettivamente il fatto di liberarsi completamente del trucco, dei prodotti, dei pennelli, di questa gestualità di tutti i giorni mi ha fatto sinceramente bene. Ovviamente durante l'estate ci sono stati dei momenti in cui in ogni caso mi sono truccata, ho avuto matrimoni o comunque cene importanti o qualsiasi altra situazione in cui volevo essere tutta carina, tutta sistemata, e mi sono truccata, e quel giorno non è che è spuntata fuori la polizia del no makeup a dirmi che non potessi farlo, niente, mi sono truccata e poi ho ricominciato con la mia disintossicazione. Mi sarò truccata forse 4-5 volte in tutta l'estate ed è veramente una percentuale bassissima per me ed è una cosa che mi fa stare molto bene. Però mi rendo conto che forse lo possa capire solo chi veramente si trucca tutti i giorni e a volte sente quasi come se senza trucco si sentisse a disagio. Questa è una sensazione che io a volte ho vissuto e ho provato per prima, lo ammetto senza problemi. Potrà sembrare probabilmente un po' frivola come cosa, ma com'è possibile che ti basta un velo di fondotinta per avere più sicurezza in te? A volte capita, magari anche a volte in pieno inverno, quando sono molto pallido, ho tante occhiaie. A volte mi dà quella confidenza in più e volevo cercare di allontanarmi da questo concetto. Mi ha fatto stare bene e se potete farlo, provate a farlo perché è bellissimo. Dopo questo pippone andiamo avanti con un'altra scoperta che quest'estate mi ha, oddio, non dico cambiato la vita, però è veramente uno degli acquisti migliori che io abbia fatto negli ultimi mesi. Sono loro, questo è il contenitore, sono i dischetti struccanti, lavabili e quindi riciclabili. Qua ne vedete 4, in realtà nella confezione ce ne sono 7, gli altri 3 sono in bagno, insomma sono stati lavati e utilizzati. Questi non sono fatti esattamente di microfibra, tessuto peluscioso, passatemi il termine, somigliano molto ai piumini che si mettono nelle ciprie, quelli morbidissimi e sofficissimi. Anche la cucitura è estremamente morbida e struccano tutto. Potete usarli sia con l'acqua calda e basta, sia con tutti i prodotti che voi utilizzate normalmente per struccarvi, quindi detergenti, oli, insomma quello che vi pare. Trovo che siano perfetti da tutti i punti di vista, dal punto di vista del risparmio, perché sulla lunga distanza ovviamente si va a spendere di meno. Se io considero quanto spendevo di cotoncini durante l'anno, non voglio nemmeno immaginare. In questo caso questi sono riutilizzabili finché non
non vanno a sfaldarsi, ma sono ragazze resistentissimi, ovviamente anche dal punto di vista ecologico. Potete lavarli sia a mano sia in realtà in lavatrice. Ti danno anche una bustina traforata e così potete buttarli in lavatrice, però vi dico la verità, io preferisco lavarli a mano. Prendo la saponetta, secondo me la saponetta è quella che li pulisce meglio, lo passo sulla saponetta, lavoro bene sotto l'acqua calda e si puliscono in un attimo, quindi io preferisco lavarli a mano, però poi ovviamente per quanto riguarda il lavaggio decidete voi. Struccano veramente tutto anche da soli con l'acqua calda, però devo dire che se devo andare a togliere prodotti molto resistenti, per esempio mascara, matite particolarmente durature, in quel caso aggiungo un po' di prodotto, lo lavoro e va via subito. Preferisco questi pelusciosi perché sono più delicati sul viso. Ho visto che quelli di microfibra alla lunga mi esfoliavano il viso meccanicamente tutti i giorni e alla lunga era troppo per me, perché sentivo la pelle priva della sua idratazione naturale, nonostante io faccia una skincare bella strong, me la sentivo tirare. Poi ho preso questi che sono delicatissimi, quindi ragazze io ve li devo assolutamente suggerire. Ovviamente scegliete il brand che volete, io questi li ho comprati da Sephora, però come ogni volta che io vi parlo di qualche prodotto, sia che lo abbia acquistato io, sia che me l'abbia mandato il brand, sia che stia collaborando con un brand, e io ve lo sto suggerendo perché ci credo in quel prodotto, perché se ci sto collaborando credo in quel prodotto, l'ho testato e ve ne sto parlando. Qualsiasi siano i casi, voi prendete la mia informazione, mettetevela in tasca e poi cercate nel web o nei negozi le cose, che i prodotti che possono andarvi a genio, quindi vedete il prezzo, le spedizioni, tutto. Poi ovviamente se volete prendere il prodotto che vi ho consigliato io sono ovviamente iper felice di avervi dato un buon consiglio, però ci sono tantissime marche, tantissimi brand, in ogni caso dischetti lavabili sono una bomba. Libro del periodo. Allora, partiamo dal presupposto che sono felicissima perché quest'estate sono finalmente riuscita a leggere tanto. Io con la lettura non sono sempre costante, passo periodi in cui sono una lettrice accanita e non posso assolutamente non avere uno o due libri sul comodino, e periodi in cui non leggo una pagina anche per tre mesi di fila. E devo dire che, non so se capita anche a voi, forse ve l'avevo già raccontata, ma mi rendo perfettamente conto che nei periodi in cui io non leggo, comunque leggo poco, il mio cervello va veramente a rilento. I miei ragionamenti sono molto meno fluidi e anche quando devo spiegare qualcosa ho molta più difficoltà, mentre nel periodo in cui leggo molto è come se il mio cervello si prendesse le vitamine, letteralmente. Ovviamente non c'era bisogno che ve lo venissi a dire io, però mi fa sempre effetto quando me ne rendo totalmente conto, quando inizio a essere poco più lenta. Ok, non sto leggendo abbastanza. Comunque, uno dei libri che quest'estate mi ha fatto compagnia e che voglio suggerirvi, non necessariamente questo, ma comunque di questo filone, è Capire la mindfulness in generale. Io sono entrata in un trip positivo, ovviamente non un trip invasato, comunque sono entrata in un bel trip sulla mindfulness. Per chi non sapesse cos'è la mindfulness, non si fosse mai avvicinata a questa tecnica, diciamo che è un modo di approcciarsi alla vita di tutti i giorni che si avvale del qui e ora, quindi essere focalizzati totalmente nel momento presente, non essere con la testa costantemente nel passato, arrovellarsi nel passato e quindi far sì che tutti i problemi e gli stress vadano a influire sulla giornata attuale, ma anche cercare di non vedere con ansia il futuro e quindi praticamente non essere mai nel momento presente. Spesso e volentieri noi siamo costantemente in due momenti temporali diversi, o nel passato o nel futuro, e non siamo nel presente. Pensiamo al passato: ah, perché ho fatto questo, ma perché è successo così, ma perché, ma per come, oppure oddio devo fare questa cosa, oddio ma come andrà, ma andrà male. Però non siamo mai nel presente, che in effetti è l'unico momento in cui effettivamente possiamo fare qualcosa. Il passato non lo possiamo più cambiare e il futuro deve ancora arrivare, possiamo solo lavorare sul presente per un futuro migliore, però l'unico momento in cui possiamo agire è il presente. La mindfulness è questo, ma è anche molto altro, però ora ve lo volevo raccontare così molto molto velocemente. Se mi seguite da tempo sapete che il concetto di qui e ora è un concetto che
è mio da probabilmente da quando sono ragazzina. Ho sempre avuto una inclinazione abbastanza naturale nel cercare di ragionare così, però non sapevo assolutamente cosa fosse la mindfulness, non ne sapevo niente e non avevo mai letto nulla a riguardo. Quindi diciamo che questo tipo di libro, questo o qualsiasi altro vogliate scegliere, mi ha aiutato a sviluppare meglio questo tipo di concetto. Ci sono delle parti poi che parlano della motivazione, dell'organizzazione. Questo libro è estremamente semplice, quindi se vi state avvicinando a questo modo di approcciarvi alla vita di tutti i giorni, probabilmente può andare bene per voi. Alcuni tratti non mi hanno fatto impazzire, in alcuni momenti sembrava scritto in maniera un pochino confusionaria, non so se sia una cosa che dipesa dalla traduzione o altro. Tornando indietro, forse ne prenderei un altro, però probabilmente per iniziare, per una persona che non si è mai affacciata a questo tipo di ragionamento, potrebbe andare bene. Comunque ne prenderò degli altri e sono piacevolmente presa bene da questa cosa. Finalmente sto trovando scritto tutto quello che io ho sempre pensato nella mia vita e che però non riuscivo bene a focalizzare, ok, a mettere a fuoco. Io che devo controllare nelle note del telefono perché non mi ricordo più quali sono le altre cose che devo dirvi. Questa è la vecchiaia. Unico prodotto make up, come vedete qua siamo ai minimi storici. Correttore Super Coverage di Too Faced, è un correttore multiuso che potete usare sia nella zona delle occhiaie ma anche per andare a coprire brufoletti, discromie, macchie, qualsiasi tipo di problema voi vogliate andare a coprire. Ovviamente ero curiosissima di capire se sarebbe andato a contrastare veramente delle occhiaie pesanti, ma soprattutto, essendo un correttore full coverage, volevo capire se potesse essere usato tutti i giorni o se si sarebbe rivelato il classico correttore tipo cemento che dopo un'ora ti lascia tutti i segni e ti secca il contorno occhi. Questo correttore ha tutto quello che cercavo, è molto 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 coprente. Ho fatto un mini video su Instagram dove faccio un total look e utilizzo questo. Potete vedere come lavora il prodotto, vi lascio il link qua sotto in modo che possiate vederlo se ve lo siete perso. Ha veramente una copertura fantastica, è molto facile da lavorare nonostante sia bello corposo, è idratante quindi non va a seccare. Per esempio penso a un prolonger di MAC del quale mi avete chiesto info in confronto a questo. Il prolonger di MAC è assolutamente coprente, fantastico, però secca il contorno occhi. Si fissa bene, quindi non va a migrare, a spostarsi per tutta la faccia. Chiaramente non stiamo parlando del correttore più leggero del mondo, totalmente invisibile, è comunque un prodotto full coverage. Però devo dire che ha un equilibrio perfetto tra coprenza, durata, idratazione. Secondo me è formulato in maniera molto molto equilibrata. Insieme ai dischetti, acquisto più intelligente del periodo sono i divisori per la valigia. Io ho preso questi divisori su Amazon, ce ne sono 5 milioni, quindi dovete solo digitare contenitore divisori per valigia su Amazon e lì vi si apre veramente un mondo. Insieme ai divisori generalmente vi vendono anche delle bustine che sono sempre utili per suddividere magari biancheria oppure per inserire i vestiti sporchi da lavare, eccetera. E i divisori non sono altro che questi contenitori di un tessuto lavabile, generalmente hanno la retina anche in modo da vedere subito agevolmente cosa c'è all'interno, in cui dovete stipare i vostri vestiti e poi inserirli appunto nella valigia in modo che i vestiti non vadano a crollare l'uno sull'altro durante il trasporto. A me è capitato spesso che io imbarcassi la mia valigia, specialmente questo succede quando vai in aereo, che proprio le valigie secondo me le lanciano, anzi non è secondo me, perché una volta in aeroporto ho visto due persone che erano addette al carico scarico delle valigie che si lanciavano le valigie, non quelle giganti ma quelle più piccole, se le stavano lanciando tra di loro. Io ero allucinata, dicevo: oh santa pace, se lì ci fosse la mia attrezzatura video che costa quanto un rene, io sarei praticamente nel panico. Una maniera per far sì che la valigia stia più compatta e ci stia più roba è quella di arrotolare i vestiti, come ci insegna la famosissima Marie Kondo. Marie Kondo ci ha basato un lavoro su questo, sull'organizzazione, sull'arrotolamento dei vestiti nelle valigie ma anche nei cassetti, quindi io seguo i suoi consigli
bottigli. Ho già fatto qualche trasferta con questi divisori e mi sono trovata splendidamente. E tra l'altro mi sono resa conto che mettendo i vestiti nei divisori sono riuscita anche a fare una valigia più intelligente. Ho selezionato meglio gli outfit, li ho divisi per maglie, pantaloni, eccetera, che vi sembrerà una cosa estremamente stupida e banale, però per una disordinata come me, probabilmente già vedere i divisori, avere questa appunto suddivisione preimpostata, mi ha portato a organizzarmi meglio anche la valigia. Devo dire che sono contenta. Li ho pagati poco, non ricordo quanto. Il brand è Travel Season, ma comunque ci sono mille brand online e vi dirò, ve li consiglio. Ok, mie care, queste erano tutte le mie scoperte interessanti dell'estate. Spero veramente di avervi dato qualche suggerimento che possa tornarvi utile. In realtà ho tante altre cose da raccontarvi e video completamente diversi dal solito che voglio iniziare a registrare, quindi mi stoppo qua perché sennò continuo a parlare. Non scordatevi di seguirmi su Instagram perché là appunto ci sono tutti i giorni. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video e se vi va, se volete supportarmi, iscrivetevi. Vi mando un bacio gigante. Ciao!